Carissimi amici, siano lodati Gesù e Maria. Come di solito, sono per leggere le notizie da Amidjugorje per il 19 luglio 2024. Il 25 giugno 2024, la Vergente Maria ha ricevuto il messaggio mensile. Cari figli, gioisco con voi e ringrazio Dio per avermi permesso di essere con voi, per guidarvi e amarvi. Figlioli, la pace è in pericolo e la famiglia è sotto attacco. Vi invito, figlioli, a ritornare alla preghiera nella famiglia. Mettete la sacra scrittura in un luogo visibile e leggetela ogni giorno. Amate Dio sopra ogni cosa affinché possiate stare bene sulla terra. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Un cuore di sacerdote minacciato. Padre Rock, sacerdote americano e parroco da 15 anni, è riuscito a superare un ostacolo che gli sembrava insormontabile. Fin dall'inizio del suo ministero subisce grandi ingiustizie. Alcune persone divulgano moltissime cose negative e falsità sul suo conto, distruggendo la sua reputazione. I suoi superiori credono a queste calunnie, facendo persistere a lungo quel velo nero su di lui. Padre Roc ne soffre terribilmente e non riesce a perdonare chi lo ha diffamato. Un giorno va a confessarsi da un sacerdote anziano molto bravo che ascolta il racconto delle brutte vicende di Padre Roc e la sua assoluta incapacità di perdonare. Ma invece di essere compassionevole e comprensivo, il sacerdote comincia inaspettatamente a mostrargli il suo orgoglio e la sua arroganza, dicendogli che sta vivendo la sua vita in maniera autoreferenziale, senza lasciarsi guidare da Dio e dalla sua parola. E lo invita non solo a perdonare i suoi nemici, ma anche ad augurargli il bene. Da questa confessione... Padre Roc esce completamente scoraggiato, ma nelle notti successive Gesù agisce con potenza nel suo cuore ed egli riceve la grande grazia di perdonare tutti quelli che gli volevano male. Inoltre, in questa effusione di misericordia inaspettata, riceve la certezza interiore che perdonando tutto il male subito, il Signore stesso lo proteggerà e lo difenderà in ogni cosa. E così è stato. Le malelingue si sono zittite. A partire da quel momento il suo cuore di sacerdote è ormai forgiato. Oggi è un prete felice. Vede in questa benedizione di Dio la grande luce della sua vita sacerdotale, l'irruzione di una gioia divina che lo ha liberato dalla paura e dalla tristezza. La parola viva di Dio... È ha sbloccato questo cuore che era prigioniero dell'amarezza da così tanti anni. Amate i vostri nemici, afferma Gesù. Fate del bene a coloro che vi odiano. Benedite coloro che vi maledicono. Pregate per coloro che vi maltrattano. Ciò che volete gli uomini facciano a voi, fatelo anche voi a loro. Questo da Luca, capitolo 6, 27 e 31. Oggi, arricchito da questa esperienza, Padre Roc aiuta chi si lascia rovinare la vita e avvelenare il cuore dall'amarezza e dal desiderio di vendetta. Racconta: Una giovane donna di nome Anna prestò gratuitamente la propria casa a sua cugina affinché quest'ultima potesse prendere cura di sua nonna. La nonna morì tre anni dopo. E Anna volle recuperare la casa per poterla vendere e così pagare un'altra casa che aveva acquistato. Ma la cugina aveva assunto un avvocato, suo nipote, per impossessarsi della casa. I due riuscirono ad aggirare la legge del paese e combatterono contro Anna, che si vide costretta a rinunciare alla propria casa. Immaginate l'indignazione di Anna e la sua rabbia. Padre Roc le propose un cammino. Se vuoi che il Signore regni sui tuoi beni, le disse, permetti che venga Lui stesso a difenderti. Per fare questo ti chiedo di andare oltre te stessa e chiedere a Dio di venire a perdonare in te tutto il male che tua cugina e tuo nipote ti hanno fatto e tutto il male che hanno riversato su di te. Chiedigli anche di fare in modo che non possano conservare questo bene acquistato in maniera disonesta. Poco dopo Anna torna dal sacerdote che la interroga. Hai chiesto a Dio quello che ti ho detto? O hai parlato male di tua cugina e i tuoi cari? Sì, ho parlato male di lei, sono talmente arrabbiata. Allora non hai perdonato. Impegnati a non dire più una sola parola negativa su tua cugina e chiedi al Signore di concederle grandi beni e di salvare la sua anima. Anna si sentiva male, sapeva che questo gli era impossibile, tutto il suo essere si ribellava ed era animato da un odio profondo verso la cugina. Tuttavia, contro ogni previsione, decise di prendere questo impegno e di aderire fedelmente alla proposta di padre Roc, perché vedeva che quel prete aveva in lui la luce di Dio. Tre mesi dopo venne contattata da un agente immobiliare che aveva trovato un cliente interessato all'acquisto della casa e che le propose di prendere in mano la situazione perché l'acquirente era un avvocato. Alla fine tutto si svolse senza litigi e senza odio. La cugina capì che voler combattere contro quell'avvocato onesto era una perdita di tempo. Fu una vera e propria vittoria per il regno di Dio. Anna riprese possesso della sua casa e poté pagare la nuova abitazione. Vide che Dio aveva agito con potenza perché lei gli aveva lasciato il controllo assoluto della situazione e aveva detto un no radicale all'odio. È così bello trovarci nella grazia di Dio. Non dimentichiamo mai che è Dio che viene a perdonare in noi. Il perdono non ci viene spontaneo, ma Dio è creatore. È l'unico che può creare in noi quel perdono che la nostra natura umana ferita rifiuta. Creare vuol dire chiamare all'esistenza qualcosa che non esiste. A noi, peccatori, egli ha perdonato l'imperdonabile, la sua morte sulla croce, e l'ha fatto per puro amore nei nostri confronti. Ora sta a noi seguire i passi del nostro Maestro e credere che se ci chiede di perdonare vuol dire che ha un progetto di pace per i suoi figli un progetto nascosto che poi ci apparirà come un regalo incommensurabile. Novena di preghiera notturna sul podbordo, un evento unico e straordinario. Durante l'apparizione del 15 giugno, con grande sorpresa di Maria, la Madonna ci ha invitati a pregare il rosario per la pace nel mondo tra le 22 e le 23.30 per prepararci al 43 anniversario delle apparizioni. Durante questi nove giorni la Madonna appariva a Maria alle 23.30 e, e spesso la preghiera continuava con i misteri luminosi. La risposta della gente è stata davvero immensa. Ogni giorno la collina si riempiva di persone. Sin dalla fine del programma della parrocchia, e nessuno voleva mancare a questo invito. Al di fuori di Meggiugorie, grazie a internet, milioni di persone hanno accompagnato questa preghiera come se fossero stati lì presenti. Ecco, carissimi, la mia piccola testimonianza personale. A causa dei miei problemi di salute, mi era impossibile salire sulla collina, specialmente nove sere di seguito. Ma questo mi rendeva troppo triste. Allora ho chiesto alla Madonna di lasciarmi fare almeno i primi passi con gli altri. Un fratello mi teneva per il braccio, ma non appena feci i primi passi sulle pietre nere del podbordo mi sentì disperata e pensai: Se arriverò al primo mistero gaudioso sarà già un miracolo. Arrivati a questo mistero. Abbiamo fatto una pausa e poi abbiamo continuato. Più andavamo avanti, più sentivo che le forze mi tornavano. Era tangibile. Ho potuto seguire la novena con tutto il meraviglioso popolo di Dio, di ogni razza, etnia e lingua. E per me è stata una gioia inesprimibile. Non volevamo più scendere. Come ogni giorno, prima dell'apparizione, Maria prega i misteri gaudiosi insieme ai pellegrini e in seguito i misteri dolorosi. Poi sette volte Padre nostro, Ave Maria e Gloria. La sua voce si ferma di colpo. È il segno che la Madonna è arrivata e che Maria è entrata in estasi. Le sue labbra si muovono, ma non emettono nessun suono. In quel momento c'è un silenzio raccolto. Ma non appena la voce di Maria si interrompe, il piccolo di due anni si toglie il ciuccetto con la mano sinistra e subito tende la mano destra verso il luogo dove si trova Maria, poco distante davanti a lui. Sua madre si chiede cosa stia succedendo. Dopodiché il bambino rompe il silenzio e grida: Gopa, Gopa! Perché è troppo piccolo per dire Gospa. Sua madre e i suoi cari si girano verso di lui e constatano meravigliati. Con una mano tiene il ciuccetto e con l'altra mano manda dei baci. Durante tutta l'apparizione ha mandato baci in continuazione, mantenendo lo sguardo fisso in direzione di Maria, che era in estasi. Ha gli occhi spalancati. Assorto da quello che misteriosamente sta succedendo davanti a lui, fissa quel punto senza battere ciglio. Poi, dopo 4-5 minuti, Maria abbassa la testa. È il segno che la Madonna è tornata in cielo. Si prega il Magnificat. Il piccolo Franio smette di mandare baci con la manina. È tutto finito. Franio non dice più niente e torna ad essere il bimbo tranquillo e normale che era cinque minuti prima. In seguito non ha mai più visto la Madonna. Un bambino di due anni che non sa ancora parlare, ha visto con i suoi occhi ciò che gli esperti hanno analizzato e provato a capire per anni, ciò che i grandi santi e i profeti hanno sempre sognato di vedere. Grazie Signore Gesù per i bambini che hai messo in mezzo a noi. A due anni sono così puri. La loro innocenza è sconvolgente. Il regno di Dio appartiene a loro e a chi è come loro, ci dice Gesù. O Signore, ti preghiamo, proteggi l'innocenza dei bambini di oggi. Il male si abbatterà sull'innocenza dei piccoli, ma è già stato vinto dall'innocenza di una donna e dal suo cuore immacolato, Maria. Carissima Gospa, in questi tempi di prova vogliamo smettere di lamentarci per contemplare ciò che è bello, ciò che il tuo cuore materno ci rivela e tutti i tesori d'amore che esso contiene. Aiutaci ad elevare il nostro sguardo verso tuo figlio, poiché dal suo cuore aperto è scaturita la nostra salvezza e la vera pace quella a cui andegliamo con tutto il nostro essere. Che Dio vi benedica tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.